Al servizio ancora Kim. Riceve Zaitsev. Travizza, pipe di Savani, colpetto difeso in qualche modo da Kim. Poi Geon tocca il muro, ha una mano lasco in difesa. Travizza va dietro da Zaitsev, palla complicata. Zaitsev, bravo. Attenzione, pallone vivo, non passa, peccato. Peccato, bravissima la Corea. Bravissima tutta la squadra nell'andare a cercare questo pallone fino in tribuna. Punto per Zaitsev, punto Italia. Anche se si sono complicati la vita un pochino, qui sono stati bravi, ma in questo secondo intervento ha dovuto cercare fino alla fine, era una palla possibile da difendere più facile su situazioni scontate. Adesso in campo c'è Kwak. Savani colpito. Ha trovato la misura in battuta. L'attacco di Kim non passa perché c'è Ivan Zaitsev a muro a chiudere il muro a 3 Italia. Ivan, guardate quanto salta leggermente. Sì, buio completo dall'altra parte. A questo punto si gusta lo spettacolo in panchina. Zaitsev al servizio, riceve Yeo. Kwon per Kim, murato da Savani. E Savani, che aveva subito due muri da Kim in gara 1 a Trieste, guarda anche Kim minacciosamente. Eh sì, lo ha guardato mentre, adesso lo vediamo qui, sguardo, guarda. Oh mamma mia, salto c'era, mamma mia, anche Savani era leggermente sopra la rete. Netcam spettacolare nei suoi replay e non solo. Comunque 19-17 Italia, che mantiene il break di vantaggio. L'attacco di John da seconda linea, la difesa di Lasco, Savani diagonale strettissimo, difesa di sacrificio praticamente di Choi. Travizza per Savani, ancora murato, bella copertura da parte di De Togni, palla che torna nella metà campo coreana. Choi di nuovo in muro, stavolta è un muro tetto per Dragan Travizza. Ottima azione da parte dei nostri giocatori, soprattutto in copertura. Qui la difesa, sacrificio, come dicevi tu, è l'ottima posizione delle mani del nostro palleggiatore. Non lascia spazio tra la parallela e il mezzo. Qui Travizza fa letteralmente ombra.